Buonasera, un cordiale ben trovati ai telespettatori per questa edizione del TG6. Apriamo parlando di turismo in primo piano, perché giugno e luglio sono stati mesi con andamento pre-Covid per il turismo abruzzese, che ha segnato numeri record per quanto riguarda il litorale. Situazione un po' diversa all'interno. Gli ultimi dati fanno sperare anche in un mese d'agosto e settembre positivi per il turismo. Paolo Renzetti. È un turismo per così dire a due velocità quello che sta riguardando la nostra regione, con il pienone nelle località costiere e numeri meno positivi per quel che concerne le aree interne, come spiega ai nostri microfoni Gianni Taucci della Confesercenti. Sulla costa va tutto a gonfie vele, gli hotel sono pieni, le strutture extraricettive sono piene, le attività comunque sia commerciali che quelle proprio della ristorazione stanno lavorando benissimo. Sicuramente si nota invece un ritorno al pre-Covid nelle zone interne. Questa cosa ci fa preoccupare perché significa che tutto quel momento di positività nelle zone interne non siamo riusciti poi a mantenerlo, quindi azioni regionali per mantenere il turismo interno non ce ne sono state e purtroppo si è visto. Il mare torna a essere invece gettonatissimo? Assolutamente sì, tutti gli hotel, come dicevo, sono pieni, quindi vediamo una presenza elevata che poi fa il paio col fatto che la gente che va in giro si nota anche, anche la sera, nelle attività, nei concerti, negli eventi che ci sono, quindi sicuramente una stagione soddisfacente per tutta la fascia marittima, quella della costa. Ma non è finita, perché in una stagione estiva che si allunga anche per via dei cambiamenti climatici si prevedono molte presenze in Abruzzo fino a dopo la metà di settembre. Ma noi sappiamo che rimarrà il pieno anche per le prime settimane di settembre, quindi un qualcosa che oramai si sta consolidando nel tempo, cioè quello che è la stagione estiva, non è più luglio-agosto, ma sta ricominciando a essere giugno-settembre. Questi numeri, Taucci, possono compensare almeno parzialmente i due anni di Covid, oppure insomma resta ancora la ferita aperta di due anni di attività praticamente chiuse? Purtroppo la ferita è aperta perché economicamente le famiglie spendono di meno, quindi quello che prima si spendeva quando si stava in vacanza oggi si sente che il portafoglio dell'italiano è comunque sofferente. C'è una presenza di stranieri che comunque hanno più possibilità economiche nello spendere, però sicuramente dobbiamo attendere ancora, speriamo ancora poco, però non è sicuramente questa la stagione del pareggio. E sono 507 i nuovi casi di Covid-19 accertati nelle ultime 24 ore in Abruzzo. I dati sono emersi dall'analisi di 332 tamponi molecolari e 1801 test antigenici. Il tasso di positività è pari al 23,77%. Due i decessi recenti che fanno salire il bilancio delle vittime a 3560. Morti, in aumento i ricoveri in terapia intensiva. Gli attualmente positivi sono 43.786, un meno 810. Il dato invariato è quello dei 267 pazienti ricoverati in ospedale in area medica, mentre 11 sono in terapia intensiva. I restanti sono in isolamento domiciliare. I guariti sono 470.881, un più 1.314. I due decessi risalgono ai giorni scorsi, ma sono stati comunicati solo oggi alle ASL. Il totale dei casi sale così a 518.227. Ed ora siamo alla pagina politica. Nei prossimi giorni saranno completate le liste di Noi con l'Italia per le prossime politiche. Il coordinatore regionale Paolo Tancredi ha fornito i nomi dei primi candidati in occasione della visita abruzzese del presidente Maurizio Lupi. Sentiamo. Sono stato coinvolto dall'amico Maurizio Lupi, che, con cui condivido una decennale amicizia, ma anche una condivisione sulla politica, sul posizionamento, sulle prospettive, lo sviluppo del territorio a livello nazionale ma anche a livello abruzzese. Maurizio è un abruzzese, di origine abruzzese, la madre di Fossacesia, e per l'Abruzzo ha avuto sempre un'attenzione particolare. Oggi
oggi credo che più che mai ci sia bisogno di un'area liberale moderata, tradizionalmente cristiana, all'interno del polo conservatore, io non lo chiamo nemmeno di centrodestra, perché del polo conservatore, in linea con poi quello che c'è in tutti i paesi europei e anche, diciamo, nel blocco occidentale. Questo noi abbiamo l'ambizione di rappresentare. Noi avevamo un orizzonte di 6 mesi e questo orizzonte si è drasticamente accelerato, cioè avvicinato. Quindi in questi giorni comunque avevamo coinvolto tanti amici, ci sono tanti amici che comunque ci hanno dato disponibilità, diciamo ex politici e non. Ad esempio abbiamo un buon gruppo sull'Aquila, c'è Alfredo Mascigrande che è stato il più votato all'Aquila ed è consigliere comunale, che sicuramente sarà fra i candidati. Abbiamo l'ex assessore comunale a Teramo Rudy Di Stefano, la dottoressa Pollice, sono persone che hanno dato già la loro disponibilità. Naturalmente le candidature verranno fatte nei prossimi giorni, prendendo, diciamo, in questa platea, ma anche ci sono tanti contatti in corso, anche perché rappresentiamo oggi di fatto la quarta forza del centrodestra, in maniera dovrebbe essere anche abbastanza unica, nel senso che oltre ai 3 partiti grandi, diciamo, ci saremo solo noi, grazie a questo accordo anche con Toti, che quindi, insomma, contiamo di polarizzare il voto moderato del centrodestra. E a 66 anni dall'incendio della miniera di carbone a Marcinelle in Belgio, in cui persero la vita 262 minatori, di cui 136 italiani, di questi 60 erano abruzzesi, 23 in particolare di Manoppello, considerata per questo una città martire, l'amministrazione comunale di Manoppello ha commemorato le vittime del tragico rogo in contemporanea con la città belga di Charleroi. A Manoppello, in occasione della giornata del sacrificio del lavoro italiano nel mondo, si è tenuta anche la cerimonia di deposizione della corona d'alloro in piazza Marcinelle, alla presenza delle autorità e di Lynn Manouvier, rappresentante della comunità di Charleroi. Nella giornata di ieri invece una delegazione del comune, il sindaco Giorgio De Luca e il presidente del consiglio comunale Roberto Cavallo, si è recata in Belgio per una visita ufficiale ai pozzi dove si è consumata anni fa la tragedia. Con la sottoscrizione del protocollo d'intesa avvenuta questa mattina, Motte Ambiente Spa, la società che si occupa di raccolta differenziata in diversi comuni dell'entroterra teramano, torna nel circuito del Comieco, il consorzio nazionale per il recupero e il riciclo degli imballaggi di carta e cartone. Ania Cantagalli. Presidente, un altro passo avanti del Mote, si entra nel circuito Comieco, è una novità da presentare quest'oggi. Diciamo che rientriamo nel circuito del consorzio Comieco, nel passato eravamo associati, poi abbiamo fatto negli anni passati anche un discorso di mercato, perché i valori di conferimento erano forse più convenienti andando al libero mercato. Adesso abbiamo unito sia la nostra buona pratica di raccolta di carta e cartone, sia il fatto che Comieco comunque si è, tra virgolette, allineato ai costi di mercato, e sia perché come società pubblica è opportuno che noi facciamo parte di tutte le filiere dei consorzi obbligatori, Comieco come altri. Oggi sono ben felice di ospitare il direttore generale della Comieco. Certo, parlare oggi ancora di carta e cartone con l'innovazione tecnologica sembra quasi di un ritorno al passato, non è così. Chiunque di noi sa che l'atto che certifica è sempre scritto nero su bianco su un pezzo di carta. Abbiamo forse consumato un po' troppo i nostri territori, per cui ecco, Comieco ci permette non solo di riuscire a cablare in maniera perfetta il nostro fabbisogno, ma anche di risparmiare cercando di riciclare in maniera opportuna.
Mezzi elettrici, voi siete una società in continua espansione, quali sono gli obiettivi futuri, se magari si è già prefissato qualcosa, un ulteriore passo avanti? Beh, l'obiettivo legato al discorso dei mezzi elettrici è quello di andare a fare un project per l'elettrificazione delle stazioni ecologiche, all'interno delle quali produrre energia per alimentare i mezzi elettrici che comunque saranno tra virgolette obbligatori entro il 2026, perché ARERA ha dato indicazione che tutte le società pubbliche che fanno servizi igieno urbani in questo caso devono avere il 26% della flotta mezzi ecologici, quindi elettrici, idrogeni o a idrogeno o a metano, e quindi noi andiamo verso quella direzione. È stata consegnata con un atto formale dalla Regione alla provincia di Chieti l'area dell'ex caserma Bucciante, sulla quale dovrà sorgere la nuova biblioteca De Meis, che farà parte dell'intera cittadella della cultura di Chieti. Sentiamo. Qual è il significato della presa in consegna della caserma Bucciante da parte della provincia? Insomma, cosa ci attende oggi? Questo è un atto importantissimo che vede avviare con esso l'ultima fase della procedura che porterà alla realizzazione della nuova biblioteca De Meis. L'accordo di programma del 2015, nel quale la Regione Abruzzo, l'Agenzia del Demanio e la Provincia di Chieti, nel recepire i finanziamenti Masterplan, avviavano questa operazione per dare nuova vita alla biblioteca crollata diversi anni prima, oggi subisce un'accelerazione con un aggiornamento dell'accordo medesimo e il recepimento delle risorse implementari successive a completare l'opera. Lo fa attraverso l'atto formale di consegna alla provincia, che è soggetto attuatore, quindi l'ente che poi darà l'avvio al cantiere, e oggi possiamo dire che nel giro di un paio di mesi vedrà la luce la gara d'appalto con l'assegnazione delle opere e finalmente la provincia Bucciante da ipotesi, poi sogno, poi progetto diventa cantiere. Chieti avrà dunque una cittadella della cultura? Sì, Chieti avrà una cittadella della cultura, infatti il progetto che si troverà dentro l'ex ospedale militare non comprende solo la biblioteca, ci sono i nuovi locali dell'archivio di Stato, poi c'è anche l'università, con un progetto in fase di sviluppo che una volta completato vedrà alla luce un nuovo polo della cultura nell'area verde della Villa Comunale, un grande centro attrattivo, ma soprattutto una nuova vocazione per una struttura che per tanti, troppi anni era stata lasciata abbandonata e che con la sinergia delle istituzioni, ricordo e ringrazio anche il grande lavoro del prefetto Armando Forgione che ha seguito il tavolo dall'inizio alla fine, il lavoro della provincia, la regione, il commissario Giovanni Legnini, tutti gli attori istituzionali che hanno dato uno splendido contributo, finalmente questi progetti veramente si avviano a diventare realtà. Il Comune di Pescara ha presentato un servizio di assistenza domiciliare erogato da operatori del Centro Aiuto alla Vita, in collaborazione con una rete di partners quali la Cooperativa Camilla, la Parrocchia Cuore Immacolato di Maria, la Cooperativa Il Germoglio, l'Associazione Unitalsi e la Casa di Riposo INPS. Sentiamo. Patrizia Ciaburro, oggi presentate questa iniziativa con l'amministrazione comunale di Pescara rivolta alla terza età, alla popolazione anziana per così dire. Esatto, sì, esattamente. In effetti noi siamo nati e lavoriamo quotidianamente per assistere la madre ed il bambino, ma il nostro statuto nazionale ci dice che lo dobbiamo fare dalla nascita alla morte naturale, l'accoglienza della vita, la difesa della vita, eccetera. Quindi nessun arco, nessun momento della vita umana ci è sconosciuta. Questa volta la sensibilità è stata rivolta particolarmente agli anziani, mi spiego meglio, agli anziani soli. Ecco, saranno 10 cittadini di Pescara, forse anche 12, 13, noi abbiamo detto 10 nel bando, ma possono anche essere di più, verranno assistiti due volte a settimana per un'ora e mezza ciascuna volta da un operatore qualificato del CAV che si mette a disposizione per l'ascolto e per l'accompagnamento. Assessore, un occhio particolare soprattutto in estate, soprattutto in questo periodo per gli anziani soli nella città di Pescara, e come amministrazione comunale e con il suo assessorato avete oggi presentato questa iniziativa davvero lodevole. Sì, non lasciamo indietro nessuno e questa volta toccano gli anziani che abbiamo tutti dentro casa, abbiamo una mamma, una nonna,
abbiamo persone che ci hanno permesso di lavorare, abbiamo persone che ci hanno aiutato a crescere i nostri figli, allora dobbiamo restituire sicuramente a loro un qualcosa di bello, e questo è quello che abbiamo pensato in questo progetto, cioè dargli compagnia, farsi una passeggiata e dire una parola di conforto, e questo era il minimo. Vediamo come va, come va questa iniziativa, perché sicuramente loro meritano tutto l'anno di avere un qualcosa di diverso, e quindi se va io propongo di farlo anche prossimamente, per Natale, per Pasqua, vediamo un attimo. E riaprono al pubblico le grotte del Cavallone. Grande soddisfazione è stata espressa questa mattina dalle amministrazioni regionali e locali per la riapertura al pubblico delle grotte famose, rese famose da D'Annunzio, nei comuni di Lama de Peligni e Taranta Peligna. Sindaco, una bella notizia per tutto l'Abruzzo, per il movimento turistico, ma anche per la zona montana, la riapertura delle grotte del Cavallone, che sono finalmente di nuovo fruibili al grande pubblico. È stato un risultato eccezionale, anche perché siamo riusciti a fare in 15 giorni quello che negli altri anni ci volevano almeno 3 mesi per concludere, uno sforzo enorme, una bellissima storia anche di imprenditoria femminile, perché è la società che gestisce l'accompagnamento in grotta e attrazione quasi interamente femminile. Sono state due amministrazioni unite, un grande legame, un grande rapporto col Parco della Maiella e anche un bel rapporto di collaborazione istituzionale, al di là di tutti gli schieramenti politici con la regione Abruzzo. È stato veramente un bel giorno, è stata una forte emozione per tutta la vallata, tutta la comunità, ma lo dico sempre, non è un punto d'arrivo, è solo un punto d'inizio, perché ora dobbiamo far crescere questo sistema turistico ancora di più e dobbiamo regalare un sistema che si regga da solo e che faccia da motore a tutta la vallata. Per l'intero comprensorio, insomma, la riapertura delle grotte del Cavallone rappresenta tanto anche in ottica futura? Assolutamente sì, è fondamentale avere un'attrazione di questo tipo, ed è anche ancora più fondamentale ora che sono emerse altri tipi di attrazioni negli ultimi anni, penso al castello di Rocca Scalegna ad esempio, oppure la capacità attrattiva del geoparco UNESCO della Maiella. 3 serate di musica al Parco della Pace di Pineto dall'11 al 13 agosto. Protagonisti della 14ª edizione di Pinetnie, Alma Megretta, 24 Granad, Zen Circus. I concerti organizzati dall'Associazione Risvegli Sonori inizieranno dalle 21.30 a ingresso libero. Dopo 2 anni di pandemia siamo tutti pronti per questo nuovo evento, la 14ª edizione, il Pinetnie Moderne Music Festival torna a essere protagonista. La nostra parola quest'anno è reload, che proprio significa ricaricato, e vogliamo proprio ripartire alla grande con questo cartellone di primissimo livello. Ringrazio la collaborazione del Comune di Pineto e non solo, anche la provincia e tutti quanti gli enti. Quest'anno partiamo con l'11 agosto con gli Alma Megretta, con il nuovo Sang Tour, poi ci sarà il 12 agosto i 24 Gran, anche loro si sono riuniti e hanno fatto un nuovo disco, e poi il 13 agosto per il gran finale gli Zen Circus, con l'apertura dei Management, che dove loro faranno anche una canzone insieme, Voglio Invecchiare Male, che è proprio l'ultimo album, caro i fottutissimi amici. Quindi aspettiamo tantissima gente come sempre, il calore del pubblico ci manca veramente, quindi ripartiamo, speriamo che tutto sia per il verso giusto. Come amministrazione siamo contentissimi che torni Pinetnie Moderne, tra l'altro alla 14ª edizione, un connubio tra l'Associazione Risvegli Sonori e l'amministrazione, che dura ormai da 14 anni. Invitiamo tutti, sia i turisti che i cittadini di Pineto, ma anche delle città limitrofe e perché no anche da fuori regione, a venire al Parco della Pace a gustarsi 3 giornate di musica nel segno del divertimento, della tranquillità, della serenità e finalmente del divertimento, perché ne abbiamo tanto bisogno. E continuiamo nella pagina degli spettacoli, perché proseguono le serate all'insegna di musica e magia internazionale a Chieti. Il concerto della cantante Alexia ha concluso le serate del cartellone di Chieti sotto le stelle, mentre lo spettacolo di Ottavio Belli ha entusiasmato il pubblico arrivato numeroso per l'occasione.
Grande entusiasmo e coinvolgimento di pubblico per i 2500 spettatori che all'Arena della Civitella hanno assistito allo spettacolo dell'illusionista Ottavio Belli. Colpi di scena come la neve che cade ad agosto, la macchina Scorpion nella quale scompare l'illusionista e il sindaco che si presta durante lo show a salire sul palco insieme alla moglie come assistenti protagonisti per un gioco rischioso e ad alta tensione. E dulcis in fundo la proposta di matrimonio dell'illusionista di origini chietine alla fidanzata Claudia. Claudia, mi vuoi sposare? Si è conclusa così con una grande affluenza di pubblico la seconda giornata di appuntamenti dedicati alla magia con il Teate Magic Summer, che è arrivato quest'anno alla sua quinta edizione. E nell'ambito degli appuntamenti estivi proposti dall'amministrazione si è conclusa la rassegna Chieti sotto le stelle con il concerto di Alexia. Immagine rinnovata e musica più soft rispetto a quella techno degli esordi per la cantante spezzina emozionata davanti al pubblico di Chieti. Come è cambiata la percezione della musica e la sua musica in questi anni? Ma la percezione della musica è cambiata, nel senso che ho cercato di guardare dentro di me e sentire quali erano i desideri, no? come artista. Sicuramente la mia storia rimane, è radicata, però c'è anche la necessità di esprimersi in modo diverso, quindi fare una musica che racconti di più gli stati d'animo, che tocchi anche un pochino delle corde che in passato erano date un po' per scontato. E quindi quello che farò questa sera sarà proprio raccontare un po' la mia storia in una versione inedita, perché sono accompagnata da due musicisti, chitarra e pianoforte, quindi abbastanza spogliata di tutti invece gli arrangiamenti che le canzoni in passato avevano, e questo mi dà la possibilità di rivisitarle in modo diverso. Potremmo dire un'Alexia più romantica per questa visita a Chieti? Ma più riflessiva, più matura. E dopo 3 anni di stop per il Covid torna lo spettacolo della Notte delle Paure dal 10 al 13 agosto a Leofara di Valle Castellana. In questa edizione la rappresentazione sarà ispirata al romanzo di Ignazio Silone Fontamara. Dopo 3 anni finalmente stiamo ripartendo, chiaramente mi unisco ai ringraziamenti che fa il Presidente al Comune di Castellana, al BIM e a tutti i nostri sponsor che ci sostengono. Chiaramente io, oltre al regista e a tutto lo staff, approfitto anche per ringraziare in particolare 2 persone, il nuovo che avanza, diciamo così, e uno è Luigi Cipriani che sta qua e un altro è Ludovica Lazzarini che sta qui. Li ringrazio perché... Hanno, ripeto, è il nuovo che avanza, si sono occupati della logistica, dell'informazione, della pubblicità, quindi senza di loro forse quest'anno la nostra paura non ci sarebbe stata, quindi è una grande soddisfazione perché, ecco, mi auguro che poi loro insieme a noi saremo sempre presenti, ma continuino a portare avanti questa manifestazione. E quest'anno viene tutta, diciamo, basata su un romanzo di Ignazio Silone, appunto Le Terre di Fontamara. Questo romanzo rappresenta un po' anche, se vogliamo, quello che abbiamo attraversato in questo ultimo periodo che ben conosciamo tutti quanti, perché parla appunto dell'imposizione dei cittadini di questa piccola cittadina del Fucino. Appunto entravano proprio le istituzioni in questo periodo, diciamo, particolare, che era sotto il periodo del fascismo, e viene riproposto appunto in questo bellissimo territorio, Leofara, in un contesto, diciamo, arricchito senza dubbio dalla natura. E siamo allo sport, il Pescara supera solo ai rigori 4-2 il Pineto 0-0 nei 45 minuti regolamentari e poi batte 4-0 lo Spoltore. Squadra imballata dalla preparazione, oltre che ancora incompleta quella di Alberto Colombo, che aspetta altri innesti dal mercato. Il
Pescara si aggiudica il triangolare di Pineto, primo memorial Matteo Vidio Serra, in ricordo del 19enne talento scomparso prematuramente in un incidente stradale. La squadra di Alberto Colombo ha superato per 4-2 calci di rigore nella seconda partita il Pineto di Amaulo con le reti di Cuppone, Mora, Lescano e Cancellotti dagli 11 metri e nel match finale per 4-0 lo Spoltore con i gol di Amore, De Marino, Germinario e Meic. Nella prima partita del triangolare del Mariani Pavone, vittoria per 3-0 del Pineto sullo Spoltore con i gol di Maio e la doppietta di Brachini. Ma in casa bianca-azzurra si guarda ovviamente all'avvio del campionato. È certo che dopo i ricorsi di Teramo e Campobasso al Consiglio di Stato, che si pronuncerà il 25 agosto, slitterà l'inizio del torneo, probabilmente dal 28 agosto al 4 di settembre o addirittura all'11, e anche di conseguenza il primo turno di Coppa Italia, inizialmente previsto per il 21 agosto, potrebbe slittare di una settimana. Sul fronte mercato si aspettano Ghion e Manzari dal Sassuolo. Nelle ultime ore si è riaperta concretamente la possibilità di ingaggiare Davide Merola, lo scorso anno al Foggia, 10 reti per lui e di proprietà dell'Empoli. Il Pescara tornerà in campo il 13 agosto alle 18 a Penne e il 14 agosto, vigilia di Ferragosto, alle 17.30 a Città Sant'Angelo con la Renato Curi angolana. Per via del ritardato inizio del torneo, probabili altre amichevoli per fine mese. Aperto la scorsa settimana, scadrà il 10 agosto il bando per il nuovo progetto sportivo della Teramo Calcio. Diversi gli interessamenti, come conferma il sindaco Gianguido D'Alberto, che però aspetta ora di ricevere le proposte concrete. Al momento non si pensa ad una dilazione dei tempi del bando. Sindaco, si parla molto di nomi, di cordate, Filippo Di Antonio, Antonio Mergiotti, insomma c'è interesse verso il bando pubblico per individuare un nuovo progetto per il Teramo. Di concreto per adesso cosa c'è? Ma, insomma, l'interesse c'è, devo dire anche da più parti. Però, come giustamente chiede lei, dall'interesse che comunque è apprezzato da parte mia e ovviamente da parte di tutta la città, perché c'è una volontà di avvicinarsi al Teramo e a Teramo, adesso dobbiamo passare, questo vale per tutti ovviamente, dall'interesse alla proposta concreta. Quindi questa è la settimana che ci avvicina al 10 agosto e anche la settimana in cui sapremo quale sarà la volontà da parte della ufficiale da parte della società in merito all'eventuale ricorso al Consiglio di Stato, però come ho detto più volte si tratta di due percorsi distinti, quindi attendiamo le proposte concrete e effettive sulla base delle indicazioni previste dal bando. E con il ricorso al Consiglio di Stato la data si sposta un po' più in avanti, se dovesse essere fissata appunto l'udienza come il Campobasso al 25 agosto, lei pensa che sia possibile una proroga del bando magari su indicazione della FIGC? Ma al momento non c'è nessuna indicazione in tal senso, né volontà da parte dell'amministrazione. Il fattore tempo, l'ho detto fin dall'inizio, è decisivo, è fondamentale, quindi cerchiamo di fare prima possibile, è chiaro, attendiamo, vediamo anche quale sarà, insomma, se ci sarà il ricorso, quale sarà l'esito del ricorso in sede cautelare. E ovviamente questa è una vicenda che dobbiamo monitorare ad horas, giorno per giorno, anzi ora per ora. Quindi al momento questa è la situazione. È tutto per questa edizione, io vi fermo qui, vi ricordo che i contenuti del TG sono consultabili anche sulla pagina di YouTube di TV6 all'indirizzo www.tv6.it. Grazie per averci seguito, arrivederci.